Salve a tutti lettori e lettrici, oggi un Classic Haul, video dedicato a un classico della letteratura italiana, molto marginalizzato e quasi dimenticato, Fosca di Gino Ugo Tarchetti. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Se è la prima volta che arrivate qui, io sono Martina, questa è una rubrica dedicata ai classici. Nei precedenti episodi, chiamiamoli così, di questo appuntamento, vi ho parlato di classici più o meno famosi, comunque molto conosciuti, che prima o poi tutti quanti hanno sentito nominare. Invece oggi vi voglio parlare di un classico che è rimasto un po' relegato al periodo in cui è stato scritto, relegato molto spesso soltanto alla manualistica scolastica. Cioè è uno di quei classici che si passano così, si attraversano un passando quando si studia un po' la scapigliatura milanese, quando si studia e se si studia, e poi difficilmente vengono invece approcciati, vengono affrontati. Invece è un classico che ha degli aspetti molto interessanti, spesso sottovalutati. Per questo motivo voglio approfittare dell'appuntamento di oggi per farlo conoscere un po' di più. Come avrete visto dal titolo che vi ho detto prima, il classico di cui parliamo è Fosca di Gino Ugo Tarchetti. Lui è stato un autore molto sfortunato nella vita, morto giovanissimo, morto a 30 anni di malattia, apparteneva a quella corrente letteraria che in qualche modo cercava un po' di replicare le atmosfere bohemienne che si sviluppavano nella Francia di Baudelaire, ed era un tipo di corrente che amava quell'atteggiamento mesto, dimesso, fatto di cose sepolcrali. Infatti Gino Tarchetti nasce così, ma sceglie di acquisire il nome Ugo perché amava a dismisura il grande maestro della letteratura italiana Foscolo, e non tanto il Foscolo delle odi e dei sonetti, quanto più il Foscolo dell'Ortis. L'Ortis melodrammatico, malato di un amore disperato e non corrisposto, e poi il Foscolo chiaramente dei sepolcri. Quindi c'è tutta questa tensione nei confronti di una sorta di gotico di fondo che ha molto dell'Ossian, della letteratura ossianica, e che qui si colora con alcune tinte appunto fosche. Non è un caso che la protagonista abbia questo nome. Il romanzo fu composto dall'autore, che però non riuscì a completarlo interamente proprio a causa della prematura scomparsa. Un capitolo è stato scritto dall'amico Salvatore Farina, che ne ha studiato, ne conosceva il modo di scrivere, il modo di approcciarsi alla scrittura, e ha deciso di colmare questo vuoto che era rimasto. Così ci ha consegnato il romanzo così com'è. Il protagonista della storia si chiama Giorgio, è un uomo fortemente attratto da tutte queste malinconie della vita, ma è anche un uomo estremamente romantico che si innamora follemente di una donna che incontra quasi per sbaglio, Clara. Clara è sposata, ha dei figli, e tuttavia si fa trascinare da questo amore appassionato, dirompente, impossibile da interrompere, fino a quando ad un certo punto Giorgio viene chiamato, perché lui è di stanza, fa il servizio militare, viene chiamato in Romagna. Qui entra a contatto con il colonnello e l'entourage del colonnello, suo diretto superiore, e in casa di questo colonnello c'è una donna, la cugina del colonnello, che è affetta da una stranissima malattia dell'anima, ha delle crisi isteriche, delle crisi nervose, degli scoppi che fanno spaventare tutti. Salute estremamente cagionevole, ma anche questo modo così sensazionalista, così melodrammatico di coinvolgere tutte le persone che ci sono intorno. Lei è proprio un personaggio pucciniano ed è Fosca. Se non che Fosca comincia a provare nei confronti di questo nuovo arrivato in casa, di Giorgio, un'attrazione fatale, e Giorgio si ritrova a suo malgrado, nonostante non sia affatto attratto da questa donna, a dover in qualche modo soddisfare il suo bisogno d'amore per tenere a freno queste reazioni esagerate ed esasperate che fanno impazzire tutti. È un romanzo scritto con una lingua antica, molto spesso
estremamente retorica, c'è questo ritorno su delle tematiche appunto quasi melodrammatiche, quasi da opera lirica, ma la cosa che affascina ancora oggi di questo romanzo è il potere dei suoi personaggi, in particolar modo di Fosca, che è veramente la protagonista assoluta di questa storia. Nel suo essere un personaggio vampiresco, un personaggio distruttivo, perché lei è veramente votata ad aspirare la linfa vitale delle persone che stanno intorno. Fosca rappresenta un po' quello scoglio contro cui bisogna rapportarsi nel momento in cui si vuole cercare di raggiungere un obiettivo e bisogna superare appunto quell'ostacolo. Lei è l'ostacolo, è la rappresentazione di tutto ciò che la vita può essere di avverso. Tutto questo senso dell'altro che vuole prosciugare ogni forma di vitalismo che c'è dentro il protagonista, che cercherà in qualche modo di reagire, facendosi però manovrare un po' come una marionetta da lei, da Clara, soprattutto dal medico che segue Fosca e che gli darà dei suggerimenti che alle volte saranno utili, altre volte invece lo porteranno veramente verso l'autodistruzione. Come può un romanzo del genere essere ancora attuale oggi? Io vi dico che in questo romanzo c'è veramente un'analisi molto dettagliata, un'analisi precisissima di quelle che sono le relazioni sentimentali e delle conseguenze che una relazione sentimentale malsana può avere sulla salute delle persone. Conseguenze di amori trascinanti, amori autodistruttivi che in realtà non sono amori, ma sono appunto annullamento di sé. E mi sembra una tematica attualissima perché sempre più spesso ci sono delle relazioni sentimentali, veniamo coinvolti in relazioni sentimentali che non sono buone. Non sono positive per il benessere della persona, anzi, sono delle relazioni che trascinano verso il baratro, verso il cancellare ciò che di buono c'è dentro di noi. Un tipo di libro che parla di amori non ricambiati, amori ricambiati, passioni, quella registrazione minuta, minuziosa dei moti dell'anima e cosa si prova nel momento in cui si viene trascinati in qualcosa di più grande, ma anche quando si provano delle prime emozioni, i primi germi dell'amore che è un amore sano. Questi due personaggi che si contrappongono, il personaggio di Clara e il personaggio di Fosca, sono veramente Eros e Thanatos in questa storia. Una pulsione d'amore fortissima che è vitale, che è lo spirito, il desiderio di incontrare l'altro, di incontrare se stesso attraverso l'altro, quindi di vivere un amore vero, sincero, profondo. E dall'altra parte questa spinta profondissima verso il baratro, verso l'annullamento di sé. Mi sembra quasi una cartina al tornasole per poter leggere attraverso le parole di un altro come i sentimenti d'amore vengono vissuti anche nel privato, anche da ognuno di noi. E per questo mi sembra un classico che andrebbe veramente consigliato ai giovanissimi. Io lo metterei al pari delle Notti Bianche di Dostoevskij. Nel caso delle Notti Bianche c'è un caso classico di amore, incontro, possibilità, aspettativa, sogno, delusione. Le Notti Bianche è il romanzo della delusione d'amore ed è veramente quasi propedeutico, è uno di quei romanzi che tutti gli adolescenti dovrebbero leggere. E allo stesso modo Fosca, che diventa quasi un avviso, un modo di comunicare al lettore a cosa bisogna fare attenzione e invece quali sono quei segni belli dell'amore ai quali bisognerebbe lasciarsi andare senza remore. Quindi quasi una via e un viatico, un suggerimento e una cura. Ed è il motivo per cui questo romanzo vale la pena di essere riscoperto, di essere riletto, soprattutto da chi è ancora giovanissimo e quindi si sta approcciando al mondo delle relazioni, al mondo dell'amore. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e noi ci vediamo domenica prossima con il prossimo video. Ciao!